Ore 21 e 20, 14 ore e 50 minuti. Le 21 e 20 sto qui, sono appena salito in macchina, l'ho appena accesa. Domani mattina alle 5 e mezza mi dovrei svegliare. Ah, quindi contiamo le 6, contiamo che sono le 10, tra 8 ore mi devo svegliare, torno a casa, mangio, stai un po' con i miei figli, fatti una doccia. Che dormo? 4 ore e mezza, 5? Però pretende che se succede qualcosa con i mezzi noi paghiamo, se prendiamo multe noi paghiamo. Non si è vergognato dopo 10 ore e mezzo di dirmi vai su a fare questo o a fare quello. Quindi, francamente, non mi vergognerò nel momento in cui gli dirò io non me la sento più e non ti faccio più gli straordinari. Visto che ho un contratto da 4 ore al giorno, me ne faccio 15. Eh? Va bene. Purtroppo, se io devo fare da cavallo di Troia, perché ci sono persone che, sai cosa che mi dispiace che senti tanti chiacchierare, no? Sì, no, hai ragione, sì, qua, sì, là, sì, è vero, vi parlo di colleghi di lavoro. Però nessuno si mette davanti a dire adesso facciamo così, oppure cerca di fare gruppo e dice cerchiamo di aggiustare la situazione in meglio. Ognuno si vede che ha un suo interesse particolare. Siccome il mio interesse è lavorare in un certo modo e non essere preso per il culo, ragazzi, spero che continui a lavorare anche dopo senza fare gli straordinari. Altrimenti mi... Vi parlerò del nuovo posto di lavoro, spero di no.